Ma guardate che clone! Guardate che clone! I cloni! Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Fear Step to Vape. Oggi sono qui a parlarvi di un liquido molto buono, cioè di una serie che vi faccio vedere, che ho comprato, che è la nuova serie della Dea Billion. Allora, ho preso questi due liquidi, adesso ovviamente partiremo con uno dei due, a caso, proprio lo scelgo così, partirò dal peso. Che è un liquido molto buono. Ovviamente, prima di andarlo a vedere insieme da vicino, vi invito ad iscrivervi al canale, commentare, condividere ovviamente e lasciare un like se il video vi piacerà. Ovviamente adesso questi liquidi, io vi dico, sono dei normalissimi 70-30, quindi vanno svapati da polmone. Io li ho già preparati senza nicotina, ovviamente. Gli ho messo un booster da 10 ml senza. Lo andrò un attimino a snasare e vi dirò di che cosa sa. Allora, per me io ci sento due tabacchi molto buoni che sembrano un Latakia e un Virginia. Sono molto dolci dal mio punto di vista, questa è una mia percezione a naso. Premessa, io questi liquidi li ho comprati a scatola chiusa, nel senso ho letto peso tabaccoso, mi sono fermato lì, ho letto yen. Fruttato, mi sono fermato lì. Mi hanno solamente detto questa cosa qui. Sono andato in negozio e ho detto: dammi un tabaccoso. Mi hanno dato questo, dammi un fruttato. Questo, io non so che cosa c'è dentro, ma io qua a naso ci sento quello che ho detto. Io ci sento dell'Attacchi e del Virginia. E l'ho preso come tabaccoso da Cloud perché a volte mi piace svapare da Cloud qualche tabacco un po' dolciastro. E mi hanno consigliato questo. Adesso, ovviamente, lo andremo a drippare un attimino. Vediamo. Se è buono, me lo svaperò sul mio Apocalypse tarocchissimo. Poi vi spiegherò il perché ho questo Apocalypse tarocco, ma ovviamente in un altro video. Ragazzi, allora, se vi piacciono i tabaccosi, generalmente questo è un liquido che dovete provare. Io dico la verità, all'inizio ho storto un pochino il naso quando mi ha detto ti faccio provare questo tabaccoso della Dea 7030. Io ho detto no, della Dea no, per favore, non voglio roba chimica. Provalo, l'ho preso, 17,50 euro ragazzi, un po' cari, però ci sta, ci sta, ci sta. A gusto, vi dirò la verità, io ci sento o dell'English Mixture o del Balkan Mixture, non riesco a capire qual è la differenza. È abbastanza in fondo, non so se c'è. Christopher lo scriverà qua. Però, secondo me, c'è una punta di Balkan Mixture o di English Mixture perché è sia dolce, però alla fine è molto amaro, tendente proprio alla secchezza dell'English o del Balkan. Sono sincero, nel senso che devo essere sincero e obiettivo. Come liquido me lo svapperei tutto il giorno, magari non da Cloud, ma da Flavor tipo Wasp. Tipo, che ne so, non lo so, Wasp giù di lì, su quel tipo di flavor. Non vado neanche a dirvi restricted flavor perché è troppo ristretto. Lo apprezzerei su un flavor abbastanza aperto. Ma già andrebbe bene già con un gun, con un foro e basta aperto. Già con questo, con il foro stramega chiuso in questo modo praticamente. Ragazzi, vi dirò. A me sinceramente il liquido piace, non è fatto male, anzi è veramente decente, posso essere sincero. Come voto non oserei dare più di un 8, perché comunque è buono, lo svapperei tutto il giorno, però quella punta di amaro finale, nonostante a me piaccia tantissimo il Balkan Mixture e l'English Mixture, in questo caso non mi fa andare giù di testa. In ogni caso mio padre si è appena riappropriato della sua sigaretta elettronica. Vieni qua a svapare, vieni qua! Fai vedere il vapore! Dopo. No, comunque ragazzi è buono. Parte gli scherzi è buono. Ripeto, do 8 perché non vorrei esagerare. Però comunque ci sta, il liquido non è per niente male. A me piace. Personalmente gradirei che ci fosse magari una punta in più. Magari di, come posso dire, di tabacco dolce, quindi anche magari una punta in più di zucchero avrebbero potuto mettere, però ci sta,
Ci sta assolutamente. È un liquido tanto per cambiare, tanto per avere qualcosa di diverso, tanto per avere un tabaccoso da cloud che non sia il solito Booms, che non sia il solito Don Cristo che oramai tutti conoscono. Questo ci sta, questo personalmente ci sta. Vi dico la verità, non l'ho provato da guancia, primo perché è un 70-30, secondo perché da guancia comunque cioè l'ho appena fatto, quindi non cioè lo sto swappando adesso per la prima volta con voi, quindi non saprei dirvi com'è da guancia, però secondo me da guancia potrebbe anche spaccare. Al momento non ho niente da per dirpare, se no l'avrei fatto. Ragazzi, io darei due conclusioni molto veloci. Liquido che si prende sicuramente 8, da provare e riprovare, assolutamente. Secondo me non è male. Il liquido comunque si chiama peso non è per niente male. Il colore è particolarmente scuro, vi faccio vedere. Purtroppo è veramente veramente scuro, quindi non so se impesta le coil a lungo andare. Direi di no, secondo me no. Magari ci fate 10 ml, 20 al massimo e poi le buttate via. Però comunque il cotone cambiatelo, senza nessun problema. Io ho detto questo, ragazzi, vi rinvito ad iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare e condividere il video. Se ovviamente il video vi è piaciuto, lasciate il like. Se non vi è piaciuto, fate un po' quello che volete. In ogni caso, vi consiglio di rivedere il video della settimana scorsa, o meglio, della precedente puntata. Mi raccomando, svapate e non fumate. Ultima svapatina e grazie mille.